Ciao a tutti ragazzi da Marcello Gaming 68. E allora ragazzi, torniamo subito nel magico mondo di Farming Simulator 22, ma questa volta ci troviamo nella Off Bergman. Sono tornato qua nella mia carriera solitaria che sto cercando di portare avanti, visto che comunque ho tutti gli altri impegni da portare avanti, però abbiamo ricavato anche un piccolo impegno per la nostra Off Bergman. Allora ragazzi, cosa vi dico subito? Mi trovo qua all'interno della nostra azienda, dove chiaramente devo andare a seminare. Ci siamo lasciati con l'ultimo gameplay dove avevamo arato il campo, dove avevamo trebbiato la nostra avena, poi abbiamo arato, abbiamo fatto tutti i passaggi e oggi è giunto il momento di seminare. Allora ragazzi, per seminare sono andato nel sito e ho scaricato questa Crucianelli Pionera 3520. Allora, Crucianelli chiaramente c'ha un po' di italiano, però da quella ricerca che sono andato a fare, quella piccola ricerca che sono andato a fare, diciamo che il capo aziendale di questa azienda si chiama Raul Crucianelli, dunque un italo-argentino. La sede principale di questa seminatrice qua, che tra l'altro è una piantatrice, perché è fatta piantatrice e seminatrice, possiamo mettere tutte le colture che vogliamo, si trova, la fabbrica più grossa si trova in Argentina. Poi chiaramente c'ha delle concessionarie sparse su tutto il mondo, ma la vendita più grossa, l'uso più grosso che le fanno gli agricoltori è sul Sud America. Ragazzi, io l'ho portata, l'ho scaricata da un sito, l'andiamo a provare, andiamo a vedere un attimino. Ha un raggio lavorativo di 7 metri, è una seminatrice piantatrice, perché la possiamo usare anche per piantare, che ne so, barbabietole, possiamo piantare il cotone, insomma possiamo usare tutte quelle colture che usiamo con la piantatrice, le possiamo usare anche con questa e chiaramente anche da seminatrice. Possiamo mettere sia i semi che il nostro fertilizzante e poi la andiamo a provare in campo. Abbiamo un raggio lavorativo di 7 metri e una richiesta di cavalleria di 115 cavalli. Infatti la tiro con questa, ma perché voi direte una seminatrice così pesante, così grossa più che altro, non pesante, richiede pochi cavalli? Perché è una trainata ragazzi, una trainata, e dunque non, il trattore non sforza più di tanto. Allora ragazzi, intanto io direi di cominciare a riempirla, a vedere un attimino come ci possiamo organizzare. Una piccola pecca l'ho trovata, purtroppo non si riesce a tirare su quell'aggancio di trasporto. Ecco, io questo aggancio qua non riesco a tirarlo su, ho provato in ogni maniera, non c'è niente da fare. Però insomma, l'importante è che riusciamo a farla lavorare nei campi e vedere un attimino come lavora. Allora ragazzi, non mi perdo in chiacchiere, andiamo subito a provare a riempirla. Intanto l'apriamo, vediamo un attimino se mi ricordo. Ok, perfetto, eccola qua, la sganciamo e qua ci siamo organizzati l'altra volta, vi ricordate, abbiamo messo i semi, abbiamo organizzato tutto. Allora cominciamo a organizzarci anche il nostro John Deere con carico frontale. Ok, ci agganciamo anche la pinza per i sacchi, perfetto. Allora io direi di, tanto ci servono tutti e due ragazzi, perciò tiriamo su, tiriamo giù prima uno e poi tiriamo giù l'altro. Allora qua cosa andiamo a prendere, vediamo un po', semi, sedes, andiamo a prendere i semi. Cominciamo col primo sacco. Ok, c'ho il peso lì vicino all'officina, l'avrei forse dovuto mettere, però vedo che lo tira su abbastanza tranquillo. Allora vediamo da che parte ce la fa caricare, vediamo un attimino se riusciamo da entrambe le parti. Ci proviamo ragazzi, vediamo se funziona. Ok, allora i semi li ha quasi presi, perfetto. Vuol dire che il primo scompartimento è fertilizzante, ragazzi. Come vedete sta tirando dentro i semi.
Ottimo lavoro. Mi sta dicendo che non basta un sacco da 2000? Mi sa di no, ragazzi, vediamo un po'. Se l'ha succiato tutto, raga. Se l'ha succiato tutto. Dunque, ne andiamo a prendere un altro. Comunque, abbiamo notato che il primo scompartimento è fertilizzante, il secondo è semi. Dunque, andiamo a prendere un altro. Ok. Allora, facciamo una piccola roba, raga. Tanto ce l'abbiamo qua. Così evitiamo che il trattorino si alzi da dietro. Vieni qua, papi. Olè. Oh. Adesso andiamo un attimino più tranquilli, ragazzi. Perlomeno bilanciamo un po' il nostro John Deere. Allora, vediamo un po' se usciamo da qua. Ho preso? No, non ho capito. Ho cannato un sacco, ragazzi. Eh sì, fertilizzante l'ho messo coi semi. Vabbè, capita, raga, capita, dai. Anche questo penso che se lo ciucci tutto. Insomma, una bella seminatrice, ragazzi. Allora, passiamo un attimino qua. Sì, ho cannato, dunque presuppongo che ci sia un sacco, vediamo un po'. No, questo è semi. Ok, sì, questo è semi. E avevo cannato una postazione del sacco, ragazzi, dovevo mettere il fertilizzante, invece l'ho lasciato nei semi. Allora, andiamo a riempirla tutta, raga, perché io non so se mi basta. Vediamo un attimino, un pelino avanti. Piena? Sì, semi dovrebbe essere piena, ragazzi. Semi dovrebbe essere piena, abbassiamo. Lo andiamo a rimettere a posto, raga. No, mettiamolo davanti in modo che la prossima volta lo facciamo fuori subito perché è già iniziato. Dunque dovrò andare a prendere altri sacconi, va bene, tanto per un po'. La scorta ce l'abbiamo. Allora, tiriamo su questo e abbassiamo l'altro, ragazzi, così andiamo a prendere il fertilizzante. Ok. Io presumo che uno di semi l'ho messo qua. Vediamo un po', fertilizzante, fertilizzante. No, qua mi dà, a meno che non sia dietro, vabbè. Poi lo troveremo, ragazzi. Ok. Ok, andiamo chiaramente a finire di riempire la nostra Crucinelli che andremo a provare tra non molto in campo, raga. Ok, dai. Perfetto. Operazione conclusa, operazione conclusa, ragazzi. Dunque andiamo a rimettere a posto il nostro saccone che non ci serve più. Lo rimettiamo al suo posto. Ok. Tiro giù chiaramente carico frontale perché, ragazzi, non sto andando a prendere un altro trattore. Andiamo direttamente con il nostro John Deere. Ok, andiamo a fare solo una piccola variazione, perfetto, ci mettiamo il peso davanti, ragazzi, attacchiamo la seminatrice, così abbiamo fatto tutto. Ok, perfetto, io direi di agganciarci la nostra seminatrice e ce ne andiamo tranquillamente nel nostro campo che era già arato. Allora ragazzi, vi dico subito che questa seminatrice non ha bisogno di coltivazioni e tantomeno di arature, possiamo tranquillamente seminare.
tanto noi avevamo anche adatto lo stesso, comunque. Però volendo, ecco, non ha bisogno sia del coltivatore e sia dell'aratro, potete direttamente seminare. Allora, qua ce ne andiamo un po' tranquilli, ragazzi, accendiamo un po' lampeggianti, macchine non arrivano. Dobbiamo raggiungere il campo dell'altra volta. Ok, dobbiamo girare qua. Via, perfetto raga, ci siamo. Allora ragazzi, io qua voglio, visto e considerato che non abbiamo nessun tipo di coltura, direi a sto punto di seminare il frumento e nell'altro campo di fianco alla nostra fattoria andremo a seminare l'orzo, così cominciamo a portare tutte le colture che ci mancano. Allora ragazzi, no, ho già scannato, scusatemi, devo dispiegarla, ok, abbassiamo l'altro gancio. Ecco, in teoria abbassando l'altro, quando io mi aggancio dall'altra parte si dovrebbe tirare su questo, però ragazzi purtroppo non lo tira su, non so se è un bug per quanto riguarda questa mod, non so se è veramente la seminatrice piantatrice è così. Comunque sta di fatto che non riusciamo a mandarlo su, non c'è niente da fare, queste sono le forche, non ci interessa, vabbè, niente, lo lasciamo così. Io voglio un attimino sistemarla più dritta, vediamo che lavoro fa la nostra seminatrice. Allora, frumento ce l'abbiamo, ecco qua cambiamo tutte le tipologie di semi. Ecco qua, vedete, piantatrice mette un sacco di roba, il cotone, e torniamo al frumento. Presumo che vada accesa, sì, vabbè, la spengo. No, non va accesa, no, va solo abbassata, da quello che ho capito. Vediamo un attimino. Sì, sì, presumo che stia seminando, ragazzi. Andiamo a vedere un attimino. Eccolo qua, frumento. Guardate qua, frumento, ragazzi. Perciò possiamo andare tranquilli. Allora, mi faccio come al solito il capezzale, ragazzi. Chiaramente ci sta. Però, come vedete, lei funziona alla grande. Se non fosse per il discorso del braccio di trasporto sarebbe anche bellina, però insomma vabbè, non è questo grande, non è bello da vederlo così abbassato, però insomma ragazzi dai, comunque la seminatrice è tanta roba, seminatrice e piantatrice ragazzi, eh? Ok, la tiriamo su chiaramente, facciamo una piccola manovra. Allora, vediamo dove metterci in posizione. Perfetto, andiamo giù. Ok ragazzi, si riparte a seminare. Dopo che finisco sta passata per creare una sorta di capezzale, poi parto verso su. Perfetto, io vedo che non ci sono problemi, ripeto, tranne il piccolo gancio per il trasporto che rimane giù, però al di là di quello non vedo altri problemi ragazzi. Eccoci qua, perfetto. Adesso incominciamo ad andare verso su ragazzi, incominciamo ad andare verso su. Così ci facciamo tutto il campo, sperando che questo gancio qua non ci dia problemi per quanto riguarda gli alberelli a bordo campo. Non dovrebbe, non dovrebbe ragazzi, ci proviamo. Ok, speriamo di no. No, ci passiamo, li spioliamo, ma non ci dà nessun problema. Ok,
Per il momento no, ragazzi, per il momento no. Però io qua sto lasciando un po' scoperto, sì, ma poca roba, dai. Stiamo un po' più all'interno, diciamo. Prendiamo un attimo, ragazzi, copriamo tutto. Ok, perfetto. Facciamo anche una sorta di capezzale da queste parti. Torniamo un pelino indietro. Ok, riprendiamo in modo che così andiamo a seminare tutto il campo, ragazzi. Perfetto, ci siamo, raga. Dai, insomma, io direi che questa Crucinelli qua non mi dispiace. Peccato per il gancio di trasporto che non si tira su. Ripeto, adesso non so se la mod va aggiornata, se c'è qualche problemino. Però a livello di seminatrice e piantatrice, come vedete, il suo lavoro lo fa perfettamente. Senza nessun problema. Qua non so cosa è successo, ragazzi, vedo che il campo è un po'. Vabbè, fa niente, pace e ame. Ok, tiriamo su. Via che si riparte. Vai giù, io adesso non so se mi copre sta cosa, però se non la copre non penso che succeda niente, ragazzi, ci mancherebbe altro. Infatti può rimanere così. E questo campetto qua c'ha un po' di problemi, ragazzi, perché vedo che su certe zone mi segna il fertilizzante, su altre no, però vabbè. Pace e amo, ragazzi, pace e amo. No, dai, ragazzi, direi che non è male, direi che non è male. Anzi. Non c'è verso di tirarlo su quel gancio lì, eh? No, no. Non c'è verso, ragazzi, non c'è verso. Vabbè. Niente. Ecco, poi una volta finito qua mi sposto là, ma la dobbiamo ancora lavorare, ragazzi, la dobbiamo. Bassiamo. La dobbiamo ancora lavorare. Nel senso che devo finire di passare il liquame. E dobbiamo mettere la calce e dobbiamo anche arare, ragazzi. Ci serve la latura. Non male, dai, non male. Ci portiamo avanti. Poi oggi, ragazzi, ho aggiornato una mod per quanto riguarda gli animali. In pratica adesso possiamo inserire all'interno delle stalle sia il maschio che la femmina di tutte le specie degli animali, ossia mucche, capre, pecore, maialini, tutto quanto, e formare la coppia. E dopo chiaramente si hanno, nel caso delle mucche i vitelli, nel caso delle pecore gli agnelli, caprette, capretti, eccetera, eccetera. Ecco, ho aggiornato questa mod che poi tra non molto, quando cominceremo a mettere gli animali, andremo a sperimentare formando delle coppie se ci dà la possibilità di vedere il piccoletto.
queste cose le dobbiamo vedere. È arrivato l'aggiornamento di questa mod. Chiaramente io ho aggiornato subito. Possiamo metterli sia da adulti e formare subito la coppia, o addirittura mettere il maschietto e la femminuccia da piccolini, farli crescere, che si formi poi una coppia, e poi vedere nel frattempo se ci danno i cuccioli. Chiaramente questo per tutte le specie che abbiamo. L'unica cosa, cos'è ragazzi, che non tollera l'affollamento, nel senso che ha raggiunto un tot di animali per stalla, se non le togliete ve le tira via il gioco. Ecco, questo dobbiamo stare attenti. Da quello che ho capito, il problema tra virgolette non è un problema, ha raggiunto un certo limite di animali nella stalla, probabilmente quelli in più il gioco ve le porta via. Dunque dovete stare un attimino attenti, curare le stalle. Quando incominciate a notare che si sta manifestando l'affollamento di bestiame, dovete subito provvedere chiaramente a venderli, perché se no ragazzi ve li porta via il gioco. E chiaramente questo anche per quanto riguarda la coppia, arrivati a una certa età dovete venderli e introdurre una coppia più giovane, perché arrivati a una certa età, se non li tirate via voi, ve li porta via il gioco. Insomma, chiaramente la mod sta a indicare che in pratica c'è una bellissima percentuale di realismo, diciamo, perché ragazzi lo sapete anche voi che chiaramente una coppia che mette al mondo dei cuccioli, dopo arrivate a una certa età, purtroppo la maggior parte vengono macellati, però insomma è chiaro che dopo che non producono più, ragazzi, bisogna cambiarli con una coppia più giovane. Insomma, è questo il procedimento, diciamo. Abbassiamo. Ecco, poi appena posso incominceremo a mettere anche qualche animale. Volevo, visto e considerato che ho la possibilità di mettere qualche animale un po' nuovo, diverso rispetto a quelli che portavamo sempre con la console, magari a sto giro invece di mettere le pecore vado a mettere le caprette, ecco, per cambiare un po', ragazzi. Poi magari si può fare l'uno e l'altro, magari andiamo a mettere da un'altra parte un'altra stalla, si può fare l'uno e l'altro. Ecco, io chiaramente si può fare tutti e due nella stalla, però ve l'ho detto ragazzi, evitate l'affollamento, perché dopo un po' il gioco vi tira via quelle che sono in più. Cioè non andate a mischiare anche le razze, le pecore con le capre, perché dopo quando incominciano a buttar fuori, probabilmente arrivate a un certo numero il gioco ve le porta via. Tanto ci portiamo avanti con la nostra semina, raga. Eccoci qua. Torniamo un po' indietro, dai. Comunque non male veramente, ragazzi, non male. Vedo che la seminatrice che funziona bene. L'unico l'unica cosa che mi infastidisce tra virgolette, neanche più di tanto, è il problema che non si tira su il gancio di trasporto. Quello è un gancio che serve solo unicamente per trasportare la seminatrice piantatrice da un posto all'altro, dal campo alla fattoria o viceversa. Ok,
Dunque, come vi dicevo, ragazzi, la seminatrice qualcosa sicuramente di italiano ce l'ha, perché insomma il nome è italianissimo. E lui si chiama Raul Crucianelli. Dunque, un italo-argentino, ragazzi. La sede principale in Argentina, c'ha 62 concessionarie sparse per il mondo, ma il più battuto in Sud America. Parliamo di Argentina, Brasile, Uruguay, ecco, tutte quelle zone lì. Ok. Allora, questa ce la giochiamo un po' così, facciamo una bella roba, va? Passiamo. Via, andiamo. Poi chiaramente qua dovrò passare il rullo, ragazzi, insomma, tutti i passaggi che vanno fatti per avere un raccolto perfetto. Ok, perfetto, ci siamo, raga. Invece di stare lì a fare retromarcia, manovra, partiamo da questa parte. Eccoci qua. Così lo chiudiamo da entrambi i lati, ragazzi. Via, si gira, torniamo verso giù. Perché si è messo l'operaio? Ho cannato pulsante? Può essere, può essere. Eh no, operaio no, ragazzi, operaio mi sembra, non mi sembra il caso. La maggior parte del lavoro che ho fatto sul campo l'ho fatto io, adesso lavoro finito arriva l'operaio, ma anche no. Ok, ragazzi, ci siamo. Niente, continua a sbagliare pulsante, ragazzi. Via. Eccoci qua. Dai che ci siamo quasi, ragazzi, ecco, il fatto di lavorare con 7 metri di ampiezza lavoro, questo dimostra quanto siamo veloci a fare un campo, ragazzi. Dai, ancora uno, massimo due passaggi, abbiamo finito, ragazzi. Eccoci qua, ancora un giretto. Perfetto, chiaramente ragazzi, sta seminatrice io non l'ho comprata, non costa neanche tanto. Mi sembra che parliamo di 35.000 euro, dunque non è un, diciamo, un prezzo abbastanza abbordabile, però chiaramente l'ho noleggiata perché ho detto prima la proviamo in campo, poi decido se comprarla, ragazzi. Che voglio dire, no, in campo non mi ha deluso, perché insomma
Ragazzi, come vedete, manca solo il rullo e il campo a posto col frumento. L'unica cosa che mi lascia un po' così è questo gancio qua, però insomma, poi vediamo, dai, poi vediamo. Allora, intanto ragazzi, la sgancio, la dispieghiamo nuovamente e ce la portiamo via, perché qua abbiamo finito, mi resta da passare il rullo. Ecco qua, adesso la dispieghiamo, la mettiamo in modalità di trasporto, ragazzi. Qui abbiamo finito, ce ne possiamo andare, raga. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, direi. Io penso rullo di non averne, non mi ricordo negli oggetti posseduti, andiamo a vedere un attimino ragazzi, perché non mi ricordo se c'ho il rullo, al massimo lo andiamo a fittare. Pa, vediamo un po' se abbiamo qualche rullo nascosto nella nostra bellissima Hofburg, ma no ragazzi, dobbiamo andare a prenderlo, dobbiamo andare a prenderlo, questa volta ce lo compriamo perché comunque ci serve. Porto questa in farm, portiamo un attimino questa in farm e ci andiamo a prendere un bel rullo, ragazzi. Andiamo a prenderci un bel rullo. Sì, qua mi devo allargare perché sennò non riesco a entrare. Allora, vediamo un attimino. Ok, boh, questa momentaneamente la possiamo lasciare anche qua così. Per il momento ce ne andiamo in negozio per gli spediti, ragazzi, e andiamo a comprarci il rullo. Andiamo a comprarci il rullo. Arriva qualcuno? Ma ce la faccio. Via, guidiamo un po' da dentro, andiamo a prenderci il rullo. Comincia a essere zozzo il nostro John Deere. Chiaro che lavorando nei campi, ragazzi, si viene a creare questo sporco bellissimo, tra l'altro, nei nostri mezzi. Allora, vediamo un po' come siamo messi qua. Se gira? Sì. Tiriamo via la freccia, ecco, ho messo l'altro, ce la posso fare, tanto abbiamo una macchina dietro, ci sta attaccati proprio al culo del trattore, raga, però più di così, 42 km orari mi sembrano anche abbastanza per un trattore, dai, ci sta. Eccoci qua, arrivati al negozio. Allora, ci fermiamo un attimino qua, ragazzi. Ok, vado un attimo al negozio, raga, e vediamo un attimino di comprarci un rullo, dai. Allora, dobbiamo andare a vedere un attimino i rulli. Dunque dobbiamo andare da questa parte. Allora, eccoci qua. Abbiamo solo questo, ragazzi, quello di default. Poi posso vedere magari in un secondo momento di andare a prenderne qualcuno o dal Modab ufficiale o se no da qualche altro sito. Vediamo un attimino. Intanto noi a questo punto non sto neanche a comprarlo, ma lo noleggio, ragazzi, dai. Lo noleggiamo. Perché non so se tengo questo. Ok, allora. Cerchiamo di agganciarcelo.
Ok, ci siamo, raga. Possiamo andare. Fermati. Arriva nessuno. Via, proviamo a uscire. Dai, così completiamo anche il campo e poi ci dedichiamo all'altro che ci abbiamo dall'altra parte, in fattoria. Vediamo un attimino cosa tutto c'è da fare. Mi scusi, mi sono allargato un po' troppo, mi scusi. Torniamo chiaramente alla nostra. No, beh, a sto punto vado direttamente in campo, ragazzi, non torno neanche in fattoria. Andiamo direttamente a piazzare il nostro rullo. Allora, ragazzi, allora, intanto lo dispieghiamo. Facciamo come sempre una sorta di capezzale. Ok. Mamma mia, si fa una fatica a vederlo, ragazzi. Veramente, si fa proprio veramente una fatica. Allora, vediamo di capire dove stiamo passando, perché ragazzi qua mi sembra di vedere tutto uguale. No, dai, dai, si capisce. Si capisce, da lontano si vede dove stiamo passando, dai. Pensavo peggio. Diciamo in questo senso di marcia si capisce dove passiamo. Allora, rispetto al passaggio della semina, il rullo sembrerebbe un pelino più chiaro. Almeno come lo vedo io, ragazzi, non so se voi vedete la stessa cosa, però dalla semina mi sembrerebbe un attimino più chiaro il passaggio del rullo. Ok, dopo aver fatto sto passaggio, ragazzi, cominciamo a salire verso su. Facciamo il bordo. Abbassiamo nuovamente il rullo. Ok, dai, ci portiamo avanti così. Più o meno come abbiamo fatto un po' con la seminatrice, no, raga? Poi vedo se trovo qualcosina un po' di diverso. Ragazzi,
mi raccomando, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere se questa serie dell'Off Bergman che sto portando vi piace, di vostro gradimento, se avete qualche idea. Ecco, io piano piano ve le butto fuori tutte, eh? Non, chiaramente non tutto subito, però piano piano andremo a vedere tutto quello che ci offre sta bellissima mappa, ragazzi, e di robe ce ne offre veramente tante. Ok, stai là vicino perché sennò dopo ti stacchi. Ma sì, dai, sembra che stiamo andando alla grande, ragazzi. Ok, dovremmo esserci, adesso facciamo l'altro giro al contrario. Ok, è giusto? Sì, è giusto, è giusto. Tanto si vede dove è passato il rullo, raga. Così almeno sto campo, raga, lo finiamo e la prossima volta, nel frattempo che noi ci portiamo avanti con altri lavoretti, qua cresce il nostro raccolto, così siamo pronti anche per trebbiare. Allora, qua ho voluto mettere il frumento, nell'altro campo andremo a mettere l'orzo, così facciamo tutto il giro delle nostre colture. Chiaramente andrò a comprare anche qualche altro campo, raga, perché sennò con due facciamo poco e niente. Stai calmo, prima ti devi abbassare. Ancora metto l'operaio, porca vacca. Faccio fatica a vedere il campo, ragazzi, però no, dai, qua ci siamo. Sperando che... No, non sto passando dove sono già passato, dai. È qua, sto tenendo il bordo. Eccoci qua. Allora, diamo un po' un'occhiata a livello di mappa, ragazzi. Vediamo se sto facendo pasticcio o no. Allora, siamo qua. Andiamo a vedere un po' i campi. Ecco, vedete, dai, lo sto passando bene il rullo, lo sto passando bene. Perfetto, ci siamo, ragazzi. Andiamo avanti. Facciamo il nostro bel campetto con il rullo. E forse avrei dovuto usare il nostro trattorino della Mercedes, secondo me. C'ha 210 cavalli, fa meno fatica. Ah, madonna, come mai?
Ok. Adesso devo vedere qua dove prendiamo. Qua. Qua così. Ok, sì, andiamo dritti così. Perfetto, sì. Si fa un po' fatica a vedere dove siamo passati, però insomma, dai, con un po' di pazienza lo andiamo a beccare. Ma non riesco a capire perché qua fa fatica, ragazzi, siamo in piano, dai, che problema stai avendo? Si sta fondendo John Deere, ragazzi. Ok, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Allora, adesso dovremmo partire da qua. Passiamo. Poi chiaramente prima di andare via, ragazzi, andremo a vedere un attimino di nuovo la mappa. In teoria ci dovremmo essere, eh. Bene, dai, quasi finito, ragazzi. Ormai più è fatto, ragazzi. L'ultimo pezzettino e ci siamo. Passiamo il nostro rullo. Ecco, così abbiamo un campo già pronto, ragazzi, che è quello che mi urgeva, perché se no andiamo avanti e poi i campi sono sempre conciati così. Pezzettino. Ok. Perfetto, dovremmo aver finito, ragazzi, dovremmo aver finito. Andiamo a vedere nella mappa. Ok, c'è un piccolo puntino qua, ma lo vogliamo andare a fare? Vogliamo fare quelli pignoli? Dov'è? Eccolo qua, davanti a noi dovrebbe essere. Abbassa, proviamo. Qua mi dà un puntino dove non sono passato, ragazzi. Adesso proviamo a passare col rullo. Vediamo se lo becchiamo. Dovrebbe essere sparito, eh. In teoria dovrebbe essere sparito. Vediamo un po'. Torniamo indietro magari. Sì, sparito, perfetto, ragazzi, il campo è a posto.
100% da tutte le parti, come vedete abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso il nostro obiettivo è aspettare che venga sul nostro raccolto. Questo campo è a posto, ragazzi. Allora, possiamo richiudere il nostro rullo. Ok. E ce ne torniamo in fattoria. Andiamo a vedere un attimino cosa c'è rimasto da fare nell'altro campo. Questo è pronto. Dobbiamo solo aspettare che qua venga sul raccolto e poi trebbieremo. E vediamo la differenza di quando abbiamo tirato sull'avena, ragazzi. Allora, torniamo nella nostra bellissima farm. Questo poi lo riportiamo in negozio perché non è roba nostra. Mettiamo qua così in modo che non si sia tutto in mezzo. Ma sì, fermiamolo qua perché di là in campo penso di avere un trattore. Andiamo a vedere un attimo. Ce l'avamo lasciati sull'altro campo esattamente sul... Allora, io ho fatto il 9. Noi dovremmo avere il 5 a disposizione. Qua ci dovrebbe essere il nostro trattore. Il 5 e il 6 abbiamo a disposizione. Io avevo iniziato a liquamare il 5, sì ragazzi, dico bene, a liquamare il 5, ci resta ancora da liquamare, eccolo qua, vedete, ci rimane ancora sto pezzo qua da fare, poi calce viva e arattura. Allora, ecco dove è finito il nostro Mercedes, ragazzi, eccolo qua, l'IMT 5210 della Mercedes. Allora, facciamo un salto alla zona della liquamatura, andiamo a caricare la nostra cisterna. Tanto possiamo passare anche da qua, via che non c'è nessuno. Ok, guidiamo anche qua un po' da dentro. Andiamo a prendere il nostro liquame, ragazzi. Ecco, già vi avevo accennato che la volta scorsa che io tutto il liquame che vedete all'interno di questa vasca l'ho comprato, chiaramente non posso momentaneamente ancora, ma ho sbagliato strada? Oh mamma, no, è giusto, non ho sbagliato strada, quella là è la strada del biogas, eccolo qua. Ok, adesso vediamo quando riusciamo ad attaccare il tubo, un po' più lunghi, vediamo un po', torna indietro, via. Ok, aspettiamo un attimino che carica, raga. Sentite il rumore, liquame che va dentro la cisterna. E questa è la nostra vasca, ragazzi. Ecco, quel liquame che vedete qua l'ho portato io con un camion. Ho riempito la vasca perché momentaneamente, non avendo gli animali, siamo costretti a comprarlo. Tanto comprare quello chimico, comprare questo qua, conviene comprare questo che costa di meno. Vediamo un attimino come siamo messi. Siamo neanche a metà ancora, adesso stiamo arrivando a metà. Così andiamo a mettere questo, poi mettiamo la calce e poi ariamo, ragazzi, in modo che qua la calce si mischia tutta assieme con l'aratro e insomma dovremo fare un bel lavoro. In teoria, in pratica non lo so, ragazzi. No dai, in teoria dovremmo fare un bel lavoro.
Ferrari, come vedete, chiaramente prelevando l'usia bassa, però insomma è chiaro che ci serve il nostro liquame. No, visto e considerato che abbiamo il liquame, voglio riprendere un attimino a usarlo, perché se no usiamo sempre roba chimica, e non mi piace per niente, ragazzi. Settantaquattro per cento, aspettiamo ancora qualche minutino così siamo belli tranquilli. Dura sì, un po' lentino col tubo, però dai, bello da vedere, bello da vedere, animato, una bella chicca, ragazzi. Ci siamo quasi, eh. Ok, via, si ritorna in farm. No, no, no. Io mi dimentico che questo trattore c'ha poco sterzo. Vabbè, niente. Ok, dai che ce ne torniamo tranquilli, raga, ce ne torniamo in campo. Ok, allora qua dobbiamo rallentare un attimo prima. Uè, frena Ciccio. Sembrerebbe non arrivare nessuno. Andiamo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Allora, vediamo un attimino dove ci manca. Forse da qua. Sì. Allora, ci addrizziamo un attimo. Proviamo ad andare così, vediamo un attimo. Sì, ci possiamo allargare anche un pelino. Ok, allargo l'immagine così vedete anche voi il lavoro che viene fuori. Sì, più o meno, ecco, andiamo dritti così, raga. E cerchiamo di fare tutto il campo. Io adesso non so se il liquame mi basta, al massimo si fa un altro viaggetto, ragazzi. Non è un problema.
Ok, ci siamo raga, ci siamo, i nostri lavori stanno procedendo, poi qua ci va una bella aratura, dopo passiamo la calce e ci toccherà passare anche il coltivatore. No, non penso di riuscire a finire il campo, ragazzi, non penso. Dovremmo fare probabilmente un altro viaggetto, però fa niente, dai. L'importante è che ci mettiamo a posto i nostri campi. Ok, perfetto raga, perfetto, così abbiamo due campi sistemati. Adesso io, scusatemi ragazzi, adesso non so oggi se io riesco a finire entrambi i campi, però intanto uno ce lo siamo portati avanti, raga. Forse riusciamo ragazzi, forse. Dai, 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 non farmi fare un altro viaggio, dai che riusciamo. Dai che ce la facciamo. Dovremmo farcela, eh. Pensavo di non farcela io, invece dai. Ecco, ne abbiamo anche per fare un ritocchino che ho visto quando siamo scesi giù. La prima volta qua nel capezzale mancava un pezzettino, visto che ci abbiamo ancora un po' di liquame. Eccolo qua, vedete ragazzi. Zomarci non scappa niente, raga. Ok. Perfetto. Via, portiamo via la nostra cisternina. Questo lo lasciamo qua. No, anzi, mettiamolo un po' più avanti. Perché adesso facciamo entrare in gioco The King, ragazzi. The King ce l'ho parcheggiato qua. Eccolo qua. Insomma, c'è anche lui, raga, c'è anche lui. Allora, andiamo a prenderci dall'altro, raga. L'avevamo messo qua la volta scorsa. Allora. Eccola! Allora ragazzi, io direi come sempre farci il capezzale.
se vediamo di questo un puntatore, ragazzi, tanta roba, ragazzi, abbasso un po' il volume in cuffia perché veramente il sound del 180-90 fa paura. Ancora un po' di capezzale, raga. Spostiamo un po' avanti. Allora, raga, io volevo fare la stessa cosa giù, in modo che io qua ci appioppo, ragazzi, l'operaio e vado a organizzarmi per la calce, perché dobbiamo anche mettere la calce su questo campo. Nel frattempo che io vado in negozio, mi organizzo tutto quanto, possiamo anche mettere l'operaio e farlo andare avanti con il lavoro, così ci portiamo avanti. Però per fare questo ho bisogno di fare un po' di capezzale. Andiamo un attimino giù, soprattutto giù che abbiamo, chiaramente abbiamo gli alberi, abbiamo le piante, e ci occorre fare almeno un po' di capezzale, perché sennò va a schiantarsi nelle piante e non nel massimo. Allora, così nel frattempo che lui va avanti e indietro, noi ci andiamo a organizzarci con la calce, ragazzi, perché dobbiamo anche fare un passaggio di calce e dopodiché passiamo il coltivatore, così siamo pronti per la semina anche qua. Stessa cosa dovremmo fare con questo di fronte, ragazzi. I campi sono questi, ragazzi. I campi sono questi e insomma mi devo organizzare un attimino. Poi una volta che abbiamo sistemato i campi e tutto quanto, dobbiamo aspettare i mesi per il raccolto, ci dedichiamo a tutto quello che rimane da fare in fattoria. E vi assicuro che ce n'è veramente tanto, ragazzi, da fare in fattoria. Ragazzi, io provo a mandarlo qua, vediamo cosa succede. Però lo faccio scendere da là, perché mi interessa qua dove sono le piante, sapere
come si comporta l'operaio. Vediamo un attimino. Dunque lo faccio partire da qua, e qua bene o male abbiamo anche la strada, dunque quello di spazio ne ha. Vediamo un attimino partendo da qua. Via, mettiamo l'operaio. Andiamo a vedere un attimino, raga, giù quando arriva, se riesce a fare la manovra, visto che ho creato anche una sorta di capezzale, in teoria dovrebbe fare la manovra senza problemi. Dopodiché io mi sposto e vado a fare quello che c'è da fare in negozio, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede qua adesso. Vediamo un po'. Penso che sia perfetto, ragazzi. Penso che sia perfetto. Dunque lo possiamo anche lasciare lavorare. Come vedete non ha nessun problema. Buona. Allora ragazzi, facciamo un salto, chiaramente facciamo un salto in negozio, andiamo a organizzarci anche per la calce. Ripeto, non so se riesco a fare tutto in questo gameplay, però insomma, tanto abbiamo ancora qualche minutino di tempo, andiamo a organizzarci. Allora, ci serve il nostro John Deere. E vi spiego il perché. Perché abbiamo John Deere con il carico frontale e la pinza, e abbiamo la pinza per i sacchi. Dunque, se andiamo a prendere una vasca per la calce, chiaramente dobbiamo anche caricarla. A sto punto andiamo a metterci il carico frontale. Il peso lo lasciamo un attimino qua, tanto visto che bene o male riesco a tirarvi su anche senza il peso, ragazzi. Ok, allora intanto vediamo sempre in fattoria se abbiamo qualcosa di nostro. Vediamo un po', no, mi sa di no. Roba per calce non abbiamo niente, ce la compriamo, ragazzi. Andiamo a vedere cosa abbiamo per la calce, sempre le solite cose. Sì. Abbiamo anche questo che è una mod. Però insomma è troppo piccolo, ragazzi, al massimo questo qua, si presumo questo, cos'ha, che poi se non sbaglio questo si può anche ingrandire. Allora, così ha capacità 9000, 11000, 14000, perfetto, però li mettiamo anche questi qua, ragazzi, ok. E noleggiamo per la bellezza di 2773. Sì. No, aspettate, butto fuori anche i sacchi, che facciamo un bel lavoro. Sacchi di calce sono questi da 2000. Ah, parte già da qua il 2000, eccolo qua. Io direi 4, dai, ne mettiamo 4. Via, andiamo raga, siamo pronti. Nel frattempo che il nostro The King continua a arare, noi ce ne andiamo in negozio. Qua arriva la macchina.
anche un furgone, un'altra macchina. E che la processione? Dai, ce ne andiamo in negozio, ce ne andiamo a prendere la calce, ci organizziamo ragazzi, queste cose qua le devo fare ragazzi, se no dopo rischiamo che rimango indietro con i campi e non va bene. Qui non arriva nessuno, io. Allora andiamo nuovamente al negozio, raga, con il nostro John Deere tutto fare. Eccolo là, il nostro già aperto, bella storia. Allora, vediamo se riusciamo da dentro, raga. Non lo vedo. Vediamo se vuota. Sì, sta vuotando, perfetto. Vediamo un attimino. Ok. Forse lo tirare su un po'. Ok, vediamo un po'. Sì, dai, ci siamo, ci siamo. Ok, votiamo anche questo. Facciamo tutto ragazzi, un attimino. Allora, quanto siamo? 1,18 ragazzi, 1,5 faccio come sempre, eh? Non mi allungo tanto. Capito, è pieno? Ah, si è chiuso! Barbone, si è chiuso! Mi pigliassi per culo? Niente ragazzi, c'è niente da fare, eh? È veramente un barbone, eh? Ma perché? Ma perché mi fai questo?
Niente, ho capito, ti devo aprire io, dai. Allora. Ma pensa a te. Rimani aperto. Mi sa che ne dobbiamo buttare fuori ancora altri 4 ragazzi. E devo andare con questo bello pieno, devo andare. Allora. Non ci bastano. Viva, no, vabbè. Via, andiamo. Ragazzi, velocizzo un attimo. E chiaramente con i sacchi si fa un po' più, ci si mette un po' di più, ragazzi. È chiaro che con una stazione di caccia e viva si farebbe molto più in fretta. Ok, dai, mettiamo l'ultimo, poi torno in farm, ragazzi, e probabilmente facciamo anche i saluti perché siamo arrivati a 1:23. Niente, vediamo. Questo chiaramente me lo porto via, non lo lascio qua. Ah, proprio già pieno. Bene, bene, possiamo abbassare un attimo. Lasciamo così. Ce lo portiamo via questo, chiaramente sì. Via, andiamo ragazzi, si torna in farm. Tra l'altro non vedo niente. Se mi metto a guidare da dentro, ragazzi.
Ok, si torna a casa, ragazzi, si torna a casa. Allora ragazzi, questo momentaneamente l'appoggiamo un attimino qua, vicino al pozzo dell'acqua. No. Io direi di lasciare anche questo qua, il nostro carico frontale. Ok. E andiamo a vedere qua come è messo il nostro The King. E lui non demorde, ragazzi. Facciamo qualche passaggio di calcio e poi facciamo il saluto, ragazzi. Poi passerò il coltivatore e infine andremo a seminare, raga, eh. Allora, via. Ecco, facciamo una roba del genere, raga. Posso? Vediamo se così siamo giusti. Sì, più o meno sì. Dopo passo il coltivatore e non ci rimane che seminare, ragazzi. Poi la Madonna, piano piano. Già, facciamo sta discesina qua. Direi anche basta, ragazzi. Ecco, chiaramente ragazzi, sto affittando perché non so ancora cosa tenere e cosa non tenere. Comunque attrezzatura ne abbiamo a disposizione tanta, poi vediamo insomma quale tenere. Ok, perfetto, dai, io direi che qua ci possiamo fermare. Ragazzi, io mi fermo qua sperando come sempre che il video vi sia piaciuto. Come vedete mi sto portando avanti con lavori nella Hofberg, ma priorità ai campi, poi tutto il resto lo facciamo quando saremo in attesa dei raccolti. Intanto arriva il nostro The King 180-90, ragazzi, tanta roba, lui va avanti all'arico, lo ferma, figuriamoci. Niente, scrivetemi nei commenti se avete qualche idea, se avete qualche consiglio da darmi, è sempre ben accetto. Io vado avanti con l'Hof Bergman, ci porteremo avanti. Poi adesso non so se il prossimo episodio sarà con l'Hof Bergman o facciamo un salto su Euro Truck Simulator.
E poi sto pensando di prendere anche America Track e poi vediamo qualche altro gioco, ragazzi. Dai, piano piano mi sto un attimino riprendendo con il discorso del PC. Presumo, spero, prego signore di essermi messo a posto, sembra che stia funzionando tutto davvero. Io vi ringrazio come sempre, un abbraccio da Marcello Gaming 68, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao!